Non avete idea della voglia che avevo di girare questo video? Ci ho pensato durante tutte queste feste natalizie, quindi eccomi, ciao, ciao a tutti, come state? Spero abbiate passato delle belle feste. Perché sono qui? Perché sono tornata? Perché mi siete mancati? Come vi dicevo, vorrei tornare a pubblicare video in modo costante, con una cadenza quantomeno più regolare. E in questi mesi non sono completamente sparita, anche perché comunque su Instagram ci sono sempre, vi tengo aggiornati il più possibile, ma proprio su YouTube mi mancava lo stimolo giusto. Da una parte mi bloccava moltissimo tutto quello che c'è dietro un video, quindi innanzitutto le idee, fare video giusto per farli. Non mi andava. E dopo le idee, mettiamo che tu abbia trovato l'argomento di cui parlare, il problema è proprio per me trovare quella parte di giornata per girarlo. Poi ci si mette di mezzo la vita e la pigrizia che nel mio caso gioca bruttissimi scherzi a volte. L'unica certezza che ho raggiunto in questo periodo di feste è stata che volevo tornare su YouTube e volevo tornarci con questo video. Un video semplice, un video chiacchiericcio, ma significativo per me, perché avrebbe voluto dire raccontarvi un po' quello che ho combinato in questo anno appena passato e ricominciare. Vuol dire anche rendervi più partecipi della mia vita, di cose che magari non ho mai raccontato qui su YouTube e sempre ovviamente nel limite di quello che io voglio raccontare, perché lo sapete, io sono molto, comunque molto riservata. Quindi io sono bella pronta, copertina, vorrei rispondere un pochino a delle domande che mi sono arrivate in tutti questi mesi e fare una sorta di recap, come se lo facessi con un'amica che non vedo da tanto tempo. Il 2019 è stato un anno bello intenso, ricco di alti e bassi. Diciamo che ci sono stati momenti in cui, periodi in cui riuscivo a farmi crescere le unghie e altri no. È stato un bell'anno per me perché ho raggiunto diversi obiettivi, ho lavorato molto, ho fatto esperienze nuove, sono riuscita a collaborare per esempio con brand importanti che finalmente stanno cominciando ad apprezzare quella che è la filosofia del bullet journal, un metodo completamente versatile. E quindi sono state collaborazioni importanti, faticose, perché come sempre le tempistiche sono strettissime, le quantità da realizzare, sono abbastanza alte, però appunto sono state delle collaborazioni e dei lavori che ho adorato fare. A inizio 2019 poi avevo lo stesso obiettivo che ho a inizio 2020, ovvero leggere il più possibile. Solo che nel 2019 qualcosa deve essere andato storto perché in pratica tutti i libri che ho comprato e che ho iniziato a leggere sono rimasti lì, non li ho terminati in pratica. Sono riuscita a leggere e a portare a termine solamente un libro in 12 mesi. Cioè, se mi avessero detto questa cosa anni fa, avrei riso, perché anni fa ero una lettrice accanita. Ecco perché mi impunto così tanto, cioè io voglio tornare a leggere come un tempo. Quindi mi sono imposta di terminare tutti i libri che avevo cominciato a leggere per poi iniziarne altri. E ieri sera, miracolo dei miracoli, ho terminato, dopo non so quanti mesi, questo l'ho iniziato prima dell'estate, ho terminato il racconto dell'ancella. Vi starete chiedendo, ma quindi sono libri che non ti sono piaciuti, che hai fatto fatica a finire? No, non è questione di ok, non mi piace, lo sto portando avanti giusto perché lo voglio finire e basta. Anzi, tutti i libri che ho cominciato a leggere mi sono piaciuti veramente tanti. L'unico che ho terminato non mi ha entusiasmato più di tanto, ecco. L'unico che ho portato a termine è stato Lacci di Domenico Starnone. Ne avevo sentito parlare tantissimo. Sì, mi è piaciuto, ma non mi ha lasciato a bocca aperta. Quindi ce l'ho in libreria, penso che lo venderò, lo metterò su Depop. Trovate il link del mio Depop, ve lo metto qui sotto, non ve l'ho mai messo. Rivendo libri che ho già letto e che riempiono la mia libreria e che invece potrebbero appunto avere una seconda vita. Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood mi è piaciuto veramente molto, non ho ancora guardato la serie TV, ma è in wishlist, è un libro tosto, con una storia incredibile, che veramente mi è piaciuto tanto. E adesso mi tocca leggere i testamenti,
che ho già. Non ho letto grandi cose al riguardo, nel senso sembra che non sia proprio il top del top, però ci tengo a leggerlo. L'altro invece che ho cominciato a leggere, ma forse a settembre, è questo malloppo qui, 4321 di Paul Auster. Anche di questo titolo ne hanno parlato solamente bene, sono però ancora all'inizio e quindi questo ci tengo a terminarlo. Non ho fretta, però vorrei avere almeno costanza nel farlo, cioè almeno leggere qualche pagina ogni giorno. Mi piace veramente molto come scrittura, quella di Paul Auster mi prende, mi cattura. Qua ci sono i miei segnalibri che trovate in vendita su Etsy. Lo shop Etsy è sempre attivo, vi lascio ovviamente il link in descrizione. Mi sono data queste regole, vi ho chiesto dei consigli su Instagram, alcuni di voi mi hanno detto crea un tracker sul bullet, l'ho già fatto ma non ha funzionato molto con me. Io sono dell'idea che se non hai voglia e forza di volontà, proprio intenzione di fare quella cosa, puoi fare tutte le pagine del mondo, i tracker del mondo, ma non andrai avanti, insomma. Mi avete consigliato di leggere prima di andare a dormire, di ritagliarmi quei 15 minuti prima di andare a dormire, lo sto facendo. Sto cercando anche di leggere la mattina mentre faccio colazione. Quello è un momento che mi permette di leggere in modo tranquillo, sereno, sono proprio serena perché ho la giornata davanti. So che comunque quello è un momento che mi devo ritagliare per nutrirmi e mentre mi nutro leggo, è forse il mio momento preferito. Ho comprato nuovi occhiali, ogni tanto mi sento una vecchietta, non mi sono ancora abituata del tutto. Sto ancora decidendo se tagliare i capelli come ho fatto l'anno scorso, magari vi metto qualche foto. Sono in crisi se tagliarli ancora, vorrei tagliarli proprio corti o meno. Consigliatemi qui sotto se vi va. Una delle domande che mi fate più spesso e a cui voglio rispondere in questo video è: Roby, quando torni con i Plan With Me? Allora, i Plan With Me sono dei video che io creavo una volta al mese per il setup del mese sul bullet journal. I Plan With Me si sono interrotti perché semplicemente io ho smesso di creare quelle pagine sul bullet. Perché mentirvi e dire ecco il setup di questo mese? Insomma, perché dirvi delle bugie? Perché creare dei contenuti finti? Per dirvi, ci sono state delle volte in cui in questi mesi io non ho creato setup del mese, semplicemente andavo di divisione giornaliera e pace. Come vi ho accennato in un vecchio video, il mio modo di utilizzare il bullet è cambiato, ormai sono passati 4 anni. In questo periodo sono cambiata io, sono cambiate tantissime cose, è cambiato proprio il mio modo di vedere anche questo metodo. Alla fine, se guardate gli ultimi Play With Me, hanno sempre le stesse pagine. Perché hanno sempre le stesse pagine? Perché effettivamente quelle erano le pagine e sono le pagine che mi servono. Cioè, era diventato monotono anche per me portarvi un contenuto che, se non per la questione estetica, era sempre lo stesso. I Play With Me non torneranno e da un lato mi dispiace perché era una sorta di appuntamento e non vi nego che erano anche i video più visti, più apprezzati, quindi il non portarne più sul canale ha portato un calo di visualizzazioni, di iscritti, insomma, non è stata una scelta intelligente se guardo ai numeri, se guardo alla crescita del canale e tutto il resto, ma dall'altro lato non mi dispiace per niente, perché creare quei contenuti vorrebbe dire creare qualcosa che io non andrei più ad utilizzare realmente. Uso comunque ancora il bullet journal, soprattutto nei momenti in cui sento la necessità di utilizzarlo. Quindi ci sono periodi, per esempio, in cui non lo uso per niente ed altri in cui lo uso tutti i giorni. È un mezzo che mi aiuta nelle giornate più complesse, mettiamola così. Per questo ritorno su YouTube, comunque sto pensando ad un sacco di video nuovi che rispecchiano moltissimo quella che sono adesso, quello che faccio adesso, quindi molto più lettering, molto più disegno. Una cosa che non vi ho detto e che ho accennato su Instagram è che nel 2019, fine 2019, parliamo di ottobre, mi sono iscritta ad una scuola di illustrazione. Sapete quanto io ami disegnare, ma sentivo proprio di avere delle lacune
che non avrei potuto colmare se non seguendo un corso con delle persone del settore, con dei professionisti. Sto cominciando ad apprezzare moltissimo delle cose che io, di cui avevo timore, tutte quelle tecnicità che io vedevo come una montagna insormontabile. Ovviamente la strada è ancora lunga, quindi ho voglia di imparare. È un momento che mi sono ritagliata per arricchirmi. Ho avuto anche la fortuna di ritrovarmi in una classe fantastica. Ho conosciuto delle ragazze che sono più pazze di me e per dirvi, sapete che sto parlando di voi, so che state guardando questo video. Vi racconto questo aneddoto. Per ogni modulo cambiamo insegnante. Quel giorno toccava a Arianna Operamolla, che è un'illustratrice barese che vi consiglio di seguire, è anche un'ottima insegnante. E entro in classe e mi dice: Roby, stanotte non mi hai fatto dormire. Io? Che cosa è successo? Cosa ho combinato? Non ho fatto altro che guardare i tuoi video per tutta la notte. Allora, io del mio canale YouTube non parlo con nessuno. Cioè, io di questa cosa, non che mi vergogno, ma mi imbarazza moltissimo. Quindi la tengo per me. E quindi è uscita come una bomba questa cosa che io avessi un canale YouTube. È uscito il discorso del bullet journal. Roby, ma cos'è il bullet? Ma come ti chiami su YouTube? Dalla volta successiva, praticamente avevano già comprato tutto il libro di Ryder Carroll, quello sul bullet journal, di cui vi lascio la recensione qui sopra. Hanno iniziato ad utilizzarlo, sono delle pazze per la cartoleria, per gli articoli di cancelleria, c'è veramente un'atmosfera fantastica. E sono impazziti anche per i quaderni nuovi, le astucce arrotolabili, comunque trovate tutto su Etsy. E quindi veramente ci divertiamo moltissimo. Ragazze, vi saluto tutte, Gabriella, Eleonora, Elisabetta, Arianna, e ci vediamo martedì. Ho la gola in fiamme. E a proposito di imparare, una piattaforma che ho utilizzato moltissimo nel 2019 è stata Skillshare, di cui vi parlo spesso su Instagram perché abbiamo una partnership io l'ho provata perché appunto mi hanno contattato e hanno dato anche a me una prova di 2 mesi, una prova gratuita. E una volta che mi è scaduta la prova, ho attivato l'abbonamento perché è una piattaforma incredibile che mi ha colpito moltissimo, con un sacco di contenuti interessanti, con un sacco di corsi e workshop che puoi seguire. E quindi ho imparato veramente tante cose nuove. Seguo più che altro corsi sul mondo dell'illustrazione, soprattutto digitale. Io vi lascio comunque il link per avere 2 mesi gratuiti giù nell'info box. Vi andrebbe di guardare un video qui su YouTube dove vi parlo dei corsi che ho seguito, vi consiglio i corsi che più mi sono piaciuti. Potrebbe essere un'idea per un video nuovo, insomma. Ad impegnarmi poi nel 2019 e a portarmi un pochino sulle nuvole, è arrivato anche l'amore. Io non parlo di queste cose, con facilità, non mostro praticamente quasi niente su Instagram. Quel poco che ho mostrato vi ha fatto capire qualcosina. Tutto è iniziato a inizio 2019, a febbraio, quindi è quasi un anno. Sono molto contenta, molto serena, ora mi fa caldo. Va tutto bene. È una persona che mi fa ridere, mi completa, mi fa anche molto incazzare. È bello fare progetti, pensare a quello che verrà. Tutto è iniziato come una relazione normale, adesso però da un mesetto viviamo una relazione a distanza. Da-da-da-da. Se si è maturi si può affrontare qualsiasi cosa, però ovviamente non era una situazione a cui io auspicavo quando ci siamo conosciuti, ecco. È complicato quando ci si può sentire anche molto poco, quindi a volte mi viene l'ansia, ma io l'ansia ce l'ho sempre, magari l'ansia mi aumenta ogni tanto e quindi a volte mi mangio le unghie, a volte piango un pochino, però sto bene. Se avete delle relazioni a distanza, magari supportiamoci qui sotto nei commenti. Una cosa che abbiamo fatto prima di iniziare questo periodo, che poi il periodo tanto non è perché sarà quasi sempre così, almeno per qualche annetto, è farci un bel viaggetto a Praga. Mi è piaciuta veramente moltissimo. L'ho trovata splendida come città, ci siamo trovati bene, faceva un freddo cane. Avrei voluto avere almeno, avrei voluto avere,
almeno un giorno, 2 giorni in più per fare tutto con più calma. Ci siamo stancati tantissimo, proprio i polpacci, io che erano così. Oltre a cercare di vivere questa situazione nel migliore dei modi, nel 2020 voglio assolutamente guardare più film. Ho iniziato infatti col botto, sono andata al cinema già 3 volte. Quindi molto bene. A vedere Pinocchio, gli ho anche dedicato un disegno che ho pubblicato poi su Instagram, questo qui. Mi ha fatto tornare veramente all'infanzia, a quando mamma R mi leggeva la fiaba. Una cosa che ho adorato di Pinocchio, vedere la Puglia in tutte le scene, in tutte le riprese, riconoscere la mia terra sul grande schermo è veramente sempre un'emozione unica. E poi sono andata al cinema, ovviamente, a vedere Tolo Tolo di Checco Zalone. È proprio diventata una tradizione i primi dell'anno andare al cinema per vedere i suoi film. Io lo adoro e secondo me tutte le polemiche che ci sono state veramente polemiche sterili. Ho apprezzato moltissimo tutto, le battute poche ma taglienti, quella su Neruda mi ha fatto morire. L'ho trovato veramente un bel film, non è un film comico che vai lì a guardare perché vuoi ridere. Si ride in modo diverso, si ride riflettendo e secondo me ha fatto veramente un passo avanti. L'ho guardato già 2 volte e la seconda volta l'ho apprezzato ancora di più, l'ho trovato veramente a tratti geniale. A casa invece ho recuperato un film che non avevo mai guardato, che l'ho inseguito, l'ho sempre visto su Netflix, ma poi ho sempre scelto altro. Sto parlando di Her con Joaquin Phoenix, che io, tra parentesi, ho adorato in Joker. Il film più bello che abbia visto nel 2019, assolutamente. E quindi questa cosa di Joaquin Phoenix, il fatto che abbia vinto il Golden Globe e tutto il resto, ho detto vabbè, ehi, adesso lo devi guardare per forza. E quindi mi sono messa lì a guardarlo una sera e l'ho trovato bellissimo. Ho adorato la colonna sonora, ho adorato l'atmosfera che è riuscito a creare il regista, la storia, un po' la Black Mirror, mi ha fatto tornare un po' nella dimensione Black Mirror, è un po' Black Mirror. Conto di guardare tantissimi altri film. Per aiutarmi a scegliere i prossimi titoli, magari se vi va, scrivetemi qui sotto la top 3 dei vostri film preferiti. Sicuramente troverò degli spunti interessanti. Ho finito la voce, ci sono state anche tantissime esperienze, quella del mondo creativo, tutti i workshop che ho tenuto, un giro per l'Italia. Conto di farne tantissimi anche quest'anno. Sto preparando il workshop di lettering livello avanzato. È sempre bello incontrarvi ai workshop per caso, mi dite sempre cose belle e io non posso far altro che dirle a voi perché siete veramente sempre gentilissime e dolci con me. Ho tanti progetti e spero di potervene parlare più presto. Il prossimo video prometto che arriverà molto presto. Mi siete veramente mancati e mancate moltissimo e spero di leggervi qui sotto. Ciao! La mia giornata è iniziata con me che faccio volare il bicchierino del caffè. Sembrava una scena splatter, caffè ovunque. Io odio l'odore del caffè e quindi immaginate che bell'inizio di giornata è stato. Ma siamo fiduciosi, andrà tutto bene.